Popolazioni bellicose scendono dal nord e distruggono la centralità del potere romano. Le popolazioni locali allora si insediano sulle colline e pongono a difesa della propria incolumità imponenti torri fortificate, vere sentinelle armate per delimitarne i confini. E piace a Berengario, signore di Ivrea, coltivare a Salleo il sogno di poter unificare il territorio italiano sotto la sua corona. Per questo si ritirò sulla imprendibile rocca feretrana con la sua sontuosa corte, l'esercito e il tesoro, prima di essere sconfitto dall'imperatore tedesco. E così il suo sogno svanì alle soglie dello scorso millennio. Era la notte tra il 9 e il 10 dicembre del 1294. Secondo la tradizione, angeli sorvolarono l'Adriatico portando la casa della Santa Famiglia di Nazareth. Forse pescatori e contadini accesero fuochi quasi ad indicare la via. Forse la tradizione è solo un passaparola pieno di devozione. Certamente però la Santa Casa di Loreto è diventata nei secoli un luogo di incontro di tanti pellegrini e milioni di anime si sono raccolte in preghiera di fronte alla Madonna Nera. Anche il Santo Padre Giovanni Paolo II è stato pellegrino più volte su queste terre e ha definito Loreto vero cuore mariano della cristianità. Loreto è una tappa fondamentale del grande giubileo del 2000. Ma prima della tradizione lauretana, santi uomini sentirono l'esigenza di trovare su queste terre isole di contemplazione cristiana. È fra le asprezze montuose del Monte Catria, nell'eremo di Fonte Avellana, che San Romualdo e San Pier Damiani hanno realizzato il loro sogno ascetico. E lo spirito camaldolese ha percorso questi luoghi per effondere il suo influsso mistico fino in prossimità del mare, nell'eremo di Monte Giove. La Marca è caratterizzata da queste oasi di alta spiritualità, che allo stesso tempo, in molti casi, divenivano punto di riferimento economico e sociale, guida organizzativa e giuridica, come per i cistercensi, che fondarono il complesso monastico di Fiastra. Prima ancora i farfensi, con lo stesso spirito, avevano varcato i confini per stabilirsi più a sud, nel Piceno.